L'occasione è stata data dall'inaugurazione del Volo dell'Angelo, un'attrazione che porterà a Vagli centinaia e centinaia di persone durante la prossima estate e negli anni a venire. Tantissime persone oggi sono convenute sulla sponda del lago per festeggiare questa attrazione targata Mario Puglia. Ci sono tutti i rappresentanti istituzionali alla Penna del Sasso, area di partenza del Volo dell'Angelo, e c'è il padrone di casa Mario Puglia, che per tagliare il nastro porge all'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi non un paio di forbici, ma un pennato, storica lama ricurva, cui gli abitanti di queste zone sono particolarmente affezionati. Poi i salti inaugurali, lo stesso Puglia, la moglie Laura e anche il senatore Andrea Marcucci. A seguire anche chi, assieme al comune, in questa attrazione ha investito soldi e risorse umane. Si scende lungo un cavo di acciaio per oltre un chilometro, raggiungendo punte di velocità assai elevate. Si vola in tutta sicurezza, circa 300 metri di altezza, attraversando prima il lago, poi il paese, poi di nuovo il lago. La sensazione è davvero stupenda, anche perché ad accompagnare la discesa ci sono gli splendidi picchi dei monti solidi e austeri e i boschi verdeggianti e rigogliosi che fanno da cornice a Vagli di sopra e Vagli di sotto. Più giù, dopo un veloce raduno, l'inno nazionale con la banda della Folgore e il saluto delle autorità e delle forze dell'ordine. Infine, il via ai festeggiamenti cui centinaia e centinaia di persone, arrivate a Vagli da tutta la Garfagnana, la Lucchesia, l'Emilia-Romagna e non solo, hanno partecipato gustando prodotti tipici della Garfagnana offerti dal comune.